Sono Giuseppe Migliore Signorelli, classe 91, fumettista, artista, tutto quello che voglio. Eravamo con un gruppo di amici e stavamo andando a bere un bar all'altezza del comune sull'Istone. Dopo che ci siamo scambiati un bacio, siamo stati aggrediti da quattro ragazzi e due ragazze verbalmente. All'inizio hanno iniziato a seguirci, facevano commenti. Dal vivo io non conosco nessuno che sia di genere non binario. O trans di genere binario, cioè trans di genere binario sì, ma non binario nessuno. E quindi c'è anche un po' questo senso di isolamento. Quando sei lesbica, in Italia si comportano così i tuoi vicini di casa omofobi. Ti tolgono lo specchietto, ti bucano quattro gomme della macchina. Ci sono le altre due di là. E niente, ovviamente ho fatto denuncia, ma ovviamente non si fa un cazzo. Mi chiamo Francesco e oggi vi racconterò di come mi sono digievoluto in un uomo. Non bisogna essere persone famose per avere degli hater. Non bisogna essere Brad Pitt, non bisogna essere Beyoncé. Sono una donna transessuale. Transessuale significa che non sono nata nel mio genere, quello che io sento. E questo non significa che, che io senta il mio corpo sbagliato, io sono solo cresciuta. Stai lì a spiegare il genere non binario, guarda, è così, così, così. Alcune volte ci perdo del tempo, nel senso, provo a spiegarlo, ma tanto la settimana dopo sono a punta capo che mi dicono: sei un uomo che. La mia mamma. Possiamo fare qualcosa, membri della comunità LGBT, per avere dei cazzo di diritti? Io mi sento chiamare ogni giorno puttana e pervertita. Adesso sono arrivati addirittura a danneggiarmi la macchina con la quale io vado tutti i giorni a Guarda, lavorare. io non mi riconosco in un genere maschile o femminile, socialmente dato. Voglio stare in un genere di mezzo, un altro genere, un terzo genere possibile. Tutte cose che facevo io per alleviare un po' la disforia, per quei 30 secondi di modifica mi sentivo un po' meglio. Era poi un po' una batosta tornare alla realtà, nel senso, quando poi vedevi la foto originale, dicevi: non hai questa barba, non ce l'avrai mai. Se c'è una morale che ti obbliga ad affrontare nel senso buono, creare conflitto con il corpo degli altri, solo una volta avvenuto un certo patto, quale matrimonio, si crea una sorta di vergogna del corpo e in sostanza ci allontana dalla visione che è il nostro primo contatto con la terra e con le altre persone. Sì, mi hanno pestato la caviglia all'urlo di fraccio di merda, poi appoggiandosi sopra di me in modo molto pesante. E la società fra 10 anni non lo so. Le persone cominceranno a non doversi per forza definire donna in base ai ruoli che hanno imparato da giovani, cioè da piccolini. Allora magari saranno un po' più fluide anche loro. Alzo la mattina, come ogni cristiano, vado a lavorare, pago il mio cazzo di mutuo e ho 23 anni, lo pago da 3 anni il mio mutuo, non so quanta gente alla mia età faccia queste cose, ma posso avere una mano, gentilmente, visto che lo Stato non me la dà. E quello che mi interessa è semplicemente esprimere me stessa. Gli hater, oltre a essere degli odiatori, quindi oltre alla traduzione e al significato semplicemente letterale, che cosa sono? Gli hater sono una categoria di persone, a mio avviso, frustrate. E anche internamente alla stessa comunità LGBT girano delle cariche d'odio inspiegabili. E soprattutto chi mi ha fatto del male io ringrazio, perché se adesso sono qui e sono adesso così e sono così forte, lo devo anche a loro. Altro quello che voglio è solo vivere in pace, serena, e che tutte le persone possano girare mano per la mano, uomo, donna, bambino, cane, qualsiasi cosa, raga. Thank you.
Still grows, it's no stranger to you.